Bene. Parenzo, dove sei? Buonasera, momento drammatico, sono dal commercialista, amico mio. Dal commercialista? Sì, momento drammatico. Ma sei in ritardo con le tasse? No, sto già programmando il prossimo anno, io sono un virtuoso. Con largo anticipo? Con largo anticipo, sì. Con larghissimo anticipo. Però mi sa che c'è, mi sa che ti è rimasta fuori qualcosa, stai facendo un ravvedimento, i famosi ravvedimenti operosi. Sì, diciamo. I ravvedimenti di Tremonti, terribili. I mitici ravvedimenti. Sai, caro David, mi sono scocciato di sentire i politici su quello che sta succedendo. Roberto Baggio torna in azzurro, guiderà il settore tecnico della Federcalcio. Bene, eccoci qui, 19:21, in collegamento da Milano, dallo studio del suo commercialista, David Parenzo, eccoci qui. Eccomi qua. Alle prese con le tasse a fini, lo sai, hai sentito, scende in campo Grillo, lui dice no, ma non scendo in campo. Ma solo lui, in un momento come questo c'era bisogno di avere chiarezza, tranquillità, pacatezza. E invece, arriva Grillo, abbiamo chiesto l'intervista a Grillo, ti faccio sentire com'è finita, con una cosa sul sottoscritto, sì. Volevo evitare di mandarla in onda poi così, insomma, molti nemici, molto onore, sentite. Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sì, no, no, non mi interessa. Come mai? Perché non mi interessa Cruciani né quello che dice. Non se posso... era lei un'intervistina così, volante, sì, ma non mi interessa un'intervista con Cruciani. No, 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 non le dico il mio, non lo voglio neanche neanche definire chi è quella persona, non rientra nel mio schema mentale un giornalista così. Parenzo. Ma è un disastro. È bellissimo, mi sono... Complimenti, mandala in continuazione questa cosa qui. Sei un intervistino, la cosa più bella di tutto non è il giudizio che Grillo ha su di me, che me ne frego, anzi, forse sono anche... Ma no, ma questa idea che lui deve scegliere quali sono i giornalisti che possono fare... Se lei fa l'intervistina domande, così va bene, altrimenti no, è un programma, perché quello magari pensa delle cose su di me, sì, certo. Agghiacciante, questo paese si merita Beppe Grillo e Berlusconi però, perché sono due fenomeni uguali. Speculare, capito? Assolutamente. Però continua la gara canora, voglio sentire ancora il tuo parere sui nostri canterini, le ugole del palazzo. Andiamo, via, altri.